Tra le centinaia di aziende che espongono a Cibus, ne abbiamo trovata una che ha una caratteristica. È un'azienda virtuosa. È una bella storia da raccontare. Siamo con Giustino Busiello, amministratore delegato di questo consorzio che si chiama Assopaf nel Casertano. È un consorzio di ortofrutta. Trattano tutta la filiera del pomodoro. Complessivamente il prodotto viene conferito, pensate, da circa 250 aziende agricole del territorio e in azienda comunque lavorano 150 persone, quindi 150 famiglie che vivono di questa attività. Ma la virtuosità non sta tanto in questi, che sono comunque valori importanti in tempo di crisi, ma proprio anche nella qualità del prodotto, in tutto il lavoro di ricerca che Assopaf sta facendo e su cui sta investendo in collaborazione anche con l'Università Federico II. Busiello, qual è l'elemento virtuoso o gli elementi virtuosi secondo lei di questo consorzio? Ma direi innanzitutto quello di dare dei livelli occupazionali in un'area geografica dove manca del lavoro per davvero, e quindi e questo è l'orgoglio che ci rende un po' felici tutti quanti, quello di dare del lavoro a delle persone che non c'è in altre cose. Poi quello di dare un'attività economica delle aziende agricole. L'agricoltura sta passando un momento difficilissimo sul territorio non solo nazionale ma credo comunitario. Noi riusciamo ancora a pianificare bene le attività agricole e quindi fare sinergia, quindi interfacciare la nostra attività con quelle delle singole aziende affinché sia assicurata una reddituralità ai nostri associati che gli permette innanzitutto di fare i costi di produzione ma soprattutto di pianificare poi per fare anche sviluppo. La virtuosità sta quella di non fermarsi mai e di garantire sempre qualcosa di più, di positivo chiaramente, al mercato in termini di sicurezza alimentare, in termini di bontà della solubilità dei prodotti e soprattutto cercare di dare delle innovazioni in tutti gli aspetti affinché si possa uscire da questo torpore, diciamo così, quasi della nostra filiera, perché ci siamo veramente per la crisi si riduce, molte volte si riduce a discapito della qualità. È una politica che noi non condividiamo, anzi il volano di sviluppo che noi vogliamo dare a tutto quello che facciamo è quello soprattutto di arrivare a una qualità superiore. È solo la qualità, e quindi la sicurezza e la qualità, parlo di sicurezza alimentare chiaramente, nonché quella dei nostri lavoratori, è la carta vincente secondo me per il futuro. Ecco, però il consumatore quando è davanti a 10 latte di polpa di pomodoro come fa a riconoscerla la qualità? Perché non è il prezzo, secondo me. Non è assolutamente il prezzo, anzi in un momento di crisi credo che il consumatore vada dove il prezzo sia più basso. Come fa a riconoscere? Si riconosce se si apre la scatola e si sente il profumo del pomodoro che viene raccolto in giornata e viene lavorato nelle 24 ore. Quindi sentire il profumo del pomodoro e soprattutto ancora assaporare quelli che sono dei valori antichi che magari una volta si riuscivano a scoprire solo mangiando delle conserve fatte da una famiglia contadina di un tempo. Noi cerchiamo di chiudere in scatola, in modo metaforico, quei valori che oggi sono un po' persi, non si riescono più a riscontrare. Voi lavorate anche prodotto biologico. Il mercato e ancora qui il consumatore, ma ancor meglio la ristorazione rispetto al mondo del biologico, oggi come si approccia? Ma con somma soddisfazione posso dire che ultimamente si riscontra una coscienza una maggiore predisposizione per il biologico. Forse dagli ultimi eventi, dalle varie catastrofi che succedono in qua e là del mondo, la gente sta capendo che praticamente si deve ritornare un po' a cercare dei prodotti più naturali o quantomeno con meno tossicità. E il biologico
certo, in questi momenti particolari che sta passando la nostra economia e quella comunitaria, credo anche mondiale forse, non è facile far allargare gli orizzonti di un prodotto che andrebbe sicuramente sviluppato e promosso con maggiore veemenza. Se lei dovesse indicare con una parola sola la qualità della polpa di pomodoro, che parole, che aggettivo userebbe? Ma direi che noi abbiamo una qualità di prima mano, cioè diamo ai nostri consumatori quello che i nostri agricoltori con passione e con tanta passione veramente ci mettono per coltivare i pomodori. Grazie.